La conquista dell'energia atomica ha cambiato tutto, tranne il nostro modo di pensare. La soluzione a questo problema risiede nel cuore dell'umanità. Se solo lo avessi capito, avrei fatto l'orologiaio. È il Natale del 1963. Jenny mi dice che ha paura ed è preoccupata. Dice che sono come un dio ora. Le rispondo che non credo che ci sia un Dio. E se c'è, non sono come lui. Le dico che la voglio ancora e che la vorrò sempre. Mentre le mento, è il 4 settembre 1970. Sono in una stanza, piena di gente mascherata. Una ragazza molto giovane mi guarda e sorride. È bella. Dopo ogni lungo bacio, lei me ne dà uno più piccolo e più gentile sulle labbra, come una firma. Jenny mi accusa di inseguire le ragazzine. Scoppia in un pianto rabbioso chiedendomi se è perché lei sta invecchiando. È vero, invecchia palesemente, giorno dopo giorno, mentre io resto sempre uguale. Preferisco il silenzio ora. Sono stanco di questo mondo, di questa gente, di essere invischiato nel groviglio delle loro vite. Dicono di aver lavorato tanto per aver costruito il paradiso, per poi scoprire che è popolato di orrori. Forse il mondo non viene creato. Forse niente viene creato. Un orologio senza orologiaio. È troppo tardi. È sempre stato e sempre sarà troppo tardi.